Benvenuti! A partire da oggi, ACDC vi propone una grande serie in 6 puntate sulla guerra dei 30 anni. Il titolo è Ferro e Sangue e rende bene l'idea di cos'è stata quella guerra che ha insanguinato, appunto, e devastato l'Europa nella prima metà del 600. La guerra dei 30 anni è stata l'ultima delle guerre di religione, l'ultimo contraccolpo dell'incendio che ha attraversato l'Europa a partire dalla riforma protestante. È l'ultima guerra in cui il mondo cattolico, capeggiato dagli Asburgo, imperatori in Germania e re di Spagna, cerca di soffocare il protestantesimo. È la guerra con cui appunto gli Asburgo cercano di eliminare i protestanti dalla Germania e in cui uno dopo l'altra tutte le potenze europee vengono coinvolte da una parte e dall'altra. È una guerra di religione e quindi è una guerra atroce, in cui i nemici si odiano e si fanno tutto il male possibile. Ma non è solo una guerra di religione, perché nel corso di quei 30 anni interminabili ogni grande potenza bada anche ai propri interessi. E può capitare che un paese scopra, che un re scopra che i suoi interessi politici, strategici non coincidono con quelli religiosi. È il caso del re di Francia, un re cattolico, il re cristianissimo, che nel suo paese perseguita i protestanti e proprio negli anni della guerra dei 30 anni li elimina quasi completamente. Però in politica estera il re di Francia scopre che a lui non conviene stare con i cattolici. Lui è circondato da una parte la Spagna, dall'altra l'impero, tutte e due governati dagli Asburgo. La Francia è soffocata, è interessata a indebolire gli Asburgo. Ed ecco che il cattolicissimo re di Francia, nella guerra dei 30 anni, si schiera dalla parte dei protestanti. Li finanzia, li appoggia in tutti i modi. Alla fine di quei 30 anni, tutti gli europei si saranno convinti che fare delle guerre per motivi religiosi è un'assurdità. È una lunga guerra, complessa, per questo appunto ci vogliono ben 6 puntate per provare a raccontarla tutta. La puntata di oggi racconta la scintilla che ha acceso l'incendio. È un episodio apparentemente locale. Siamo a Praga, oggi la capitale della Repubblica Ceca, allora la capitale della Boemia, governata dagli Asburgo cattolici. La Boemia all'epoca è un paese in gran parte protestante. E come sempre succede in questi casi, c'è un sovrano incauto che decide di provare a stringere un po' la vite. Ferdinando d'Austria, re di Boemia, comincia a mettere delle difficoltà con dei pretesti legali alla costruzione di chiese protestanti. La nobiltà boema, che in gran parte appunto è protestante, si oppone e a un bel momento decide di ribellarsi. I governatori imperiali vengono buttati dalle finestre del castello di Praga, episodio su cui torneremo fra poco. E la nobiltà boema si cerca un re fra i principi protestanti. Viene eletto re di Boemia l'elettore del Palatinato, Federico, che viene incoronato nel novembre del 19. È passato alla storia come il re d'inverno, il che vi fa subito capire che il suo regno non è durato molto a lungo. A noi italiani viene in mente Umberto II, che fu soprannominato il re di maggio. Ecco, di lui racconteremo in questa prima puntata, ma come sempre io voglio provare a rispondere almeno a una delle vostre domande che ci sono arrivate. E appunto la domanda che mi sembra più interessante è proprio quella che tocca l'episodio che accennavo prima. Che cos'è la defenestrazione di Praga? Cos'è veramente accaduto? Allora, va detto questo, che la defenestrazione, cioè buttare la gente, i nemici politici dalle finestre, è una bella tradizione del popolo ceco. E a Praga queste cose sono accadute parecchie volte nella storia. La Boemia medievale era un paese attraversato da moti di rivolta popolare e religiosa, il movimento degli Ussiti, e quindi c'erano stati già nel Medioevo violenti scontri religiosi e politici, e per la prima volta nel 1419 gli Ussiti, quindi i rivoluzionari, semplifichiamo così, avevano invaso il municipio di Praga e buttato dalle finestre il sindaco e i consiglieri comunali, 7 morti. Qualche anno dopo, in occasione di un'altra insurrezione a Praga, stessa cosa, il municipio viene invaso, il sindaco e i consiglieri comunali ammazzati, dopodiché si devono essere ricordati dell'altra volta e, già morti, li buttano dalle finestre del municipio.
Allora non ci stupiamo che nel 1618, quando la nobiltà protestante di Praga decide di ribellarsi contro l'imperatore, quello che fanno appunto è buttare dalla finestra i suoi rappresentanti. Ferdinando d'Asburgo, non ancora imperatore in quel momento, ma lo diventerà fra poco, arciduca d'Austria, aveva due governatori a Praga, non erano due austriaci, erano due boemi, il conte Martinitz e il conte Slavata, perché l'aristocrazia boema aveva anche dei membri cattolici. Capite questo mondo spaccato in cui nemici e amici si intrecciano dappertutto, no? E allora i ribelli catturano i due e il loro segretario, buttano dalla finestra il conte Martinitz. Siamo nel castello di Praga, il centro del potere in quei luoghi da sempre e ancora adesso. Ci sono quasi 20 metri fino al cortile. Martinitz precipita, non si fa quasi niente, si rialza. Fa in tempo a vedere che hanno preso il suo collega, Slavata, lo stanno buttando giù. Slavata si aggrappa al davanzale e, come nei film, lo pestano sulle dita finché non precipita. Slavata batte la testa, sviene, ma non muore neanche lui. A questo punto i ribelli catturano anche il segretario Fabricius, che pensava di cavarsela, buttano dalla finestra anche lui. Anche Fabricius fa un volo di 20 metri, non si fa niente. I due superstiti raccolgono il terzo svenuto, se la svignano, dalle finestre gli tirano dietro delle archibugiate senza prenderli. Dopodiché tutto il mondo viene a sapere di quello che è successo. Ed è in realtà un grande colpo propagandistico per i cattolici. Perché i tre buttati giù da buoni cattolici mentre precipitavano hanno invocato la Vergine Maria, era quello che si faceva da sempre, fin dal Medioevo, la Vergine salva in particolare con i suoi miracoli quelli che stanno cadendo. E poi si sono salvati davvero, quindi sono convinti, la Vergine li ha salvati. Per reagire a questo i protestanti metteranno in giro la notizia che in realtà sotto la finestra c'era un grande mucchio di letame, e quindi i tre sono caduti nel letame e per quello non si sono fatti niente. È un tentativo, come dire, di abbassare un po' la vicenda. Ma in realtà il mondo crederà al miracolo della Vergine e alla fine la defenestrazione di Praga sarà un successo per i cattolici. Il segretario Fabricius verrà nobilitato dall'imperatore col diritto di aggiungere al suo nome il predicato von Hohenfall, che vuol dire della caduta dall'alto. E dunque, andiamo a vedere questa prima puntata che ci racconta la storia del re d'inverno, della defenestrazione di Praga e dell'inizio della guerra dei trent'anni. Buona visione. All'inizio del XVII secolo l'Europa è una polveriera. Danimarca, Svezia e Polonia sono in guerra per conquistare la supremazia del nord. La Francia si sente minacciata dalla Spagna e dall'alleato di questa, il Sacro Romano Impero. Retto dagli imperatori austriaci della Casa degli Asburgo, il Sacro Romano Impero costituisce il centro d'Europa. L'impero comprende Germania, Svizzera e Paesi Bassi e si estende fino a regioni dell'Italia e della Francia. Il Regno di Boemia, insieme a Praga, la sua capitale, è considerato il gioiello dell'impero. È qui che nel 1618 avrà inizio una sommossa contro l'imperatore che sconvolgerà l'intera Europa. Benvenuti. Oggi vedremo il secondo episodio della nostra serie in sei puntate che racconta la guerra dei trent'anni, lo spaventoso conflitto che ha devastato l'Europa nella prima metà del Seicento. L'episodio di oggi ci porta avanti fino al 1629 e racconta la cosiddetta fase danese della guerra dei trent'anni. La guerra dei trent'anni è così lunga e così complicata che, per capirci qualcosa, gli storici la tagliano a fette. Una di queste fette è appunto la fase danese. Perché? Perché i cattolici guidati dagli Asburgo stanno vincendo, stravincendo. Hanno sbaragliato i protestanti in Boemia. E a questo punto una nuova potenza interviene nella guerra a sostegno della causa protestante. Il re Cristiano di Danimarca sbarca col suo esercito in Germania e riapre la guerra contro gli Asburgo. Ma questa è anche la fase in cui i tentacoli della guerra si allargano anche in altri paesi d'Europa. Per esempio in Italia. In Italia si è aperta la successione del Ducato di Mantova
e del Marchesato di Monferrato, governati dai Gonzaga. Ora, i Gonzaga governavano due delle fortezze più importanti d'Italia, Mantova e Casale, due piazze forti munitissime e che avevano un'importanza strategica europea, perché sbarravano le strade che la fanteria spagnola doveva seguire dopo essere sbarcata nel porto di Genova per arrivare sul teatro della guerra, in Germania, nei Paesi Bassi. Controllare Mantova e Casale è indispensabile. Ecco perché nel 1629 i Lanzichenecchi scendono dalla Valtellina per andare all'assedio di Casale, come racconta il Manzoni nei Promessi Sposi, portandosi dietro la peste. Ma la guerra si allarga anche ad altri paesi, in Francia per esempio, dove il re cristianissimo, buon cattolico, ma che in realtà spera che la guerra la vincano i protestanti, però nel suo paese sta perseguitando gli ultimi protestanti, gli ugonotti. È l'epoca in cui gli ugonotti si sono rinchiusi nella loro ultima fortezza, La Rochelle, la città portuale, e col sostegno della flotta inglese resistono all'assedio posto dall'esercito del re di Francia. L'assedio di La Rochelle è qualcosa che molti di noi si ricorderanno perché Dumas lo racconta nei Tre Moschettieri. E proprio sui Tre Moschettieri io volevo rispondere appunto a una delle vostre domande. Suona così. Illustrissimo Barbero, a me la guerra dei Trent'anni fa venire in mente i Tre Moschettieri e mi piacerebbe che lei ne parlasse un po', anche solo per sapere se e quanto fossero davvero importanti questi personaggi. Allora, vediamo. I Tre Moschettieri è un romanzo formidabile, è uno dei romanzi più divertenti mai scritti, ma non è esattamente una fonte per capire come fosse il mondo all'inizio del Seicento. Dumas ha romanzato secondo lo spirito romantico del suo tempo. I suoi protagonisti sono protagonisti dell'Ottocento. D'Artagnan, cadetto di provincia che arriva a Parigi per fare fortuna, è identico a quei giovanotti di provincia che arrivavano a Parigi nei romanzi di Balzac, di Flaubert, di Stendhal. È tutto un mondo inventato, questo mondo di cappa e spada, dei duelli all'alba dietro il convento delle Carmelitane Scalze. Però, quando si tratta dei fatti, delle date, degli avvenimenti, lì Dumas nei Tre Moschettieri si è documentato. E quindi il corpo dei moschettieri era davvero all'assedio di La Rochelle. E il corpo dei moschettieri era davvero un corpo d'élite della Guardia Reale francese, creato da pochi anni allora. E come molti corpi d'élite della Guardia Reale francese, era composto quasi tutto da guasconi, perché il padre del re Luigi XIII, Enrico IV, era stato re di Navarra prima di diventare re di Francia, veniva dal sud-ovest, si fidava soprattutto dei suoi compaesani, e perciò è vero, i moschettieri erano tutti nobili spiantati, senza un soldo, che venivano dalla Guascogna e che arrivavano a Parigi muniti di raccomandazioni, senza le quali all'epoca non si faceva niente, per ottenere un posto nel corpo dei moschettieri. Ovviamente il posto fisso era un sogno di tutti quanti, anche all'epoca. E dunque effettivamente i moschettieri sono questo, e D'Artagnan è esistito davvero, anche lì Dumas non ha inventato. Charles de Batz, signore D'Artagnan, era un gentiluomo spiantato di Guascogna che ha fatto carriera nel corpo dei moschettieri, comandava una compagnia quando è stato ucciso nel 1673 all'assedio di Maastricht. Ma noi adesso torniamo indietro di una cinquantina d'anni, a quegli anni venti del Seicento, quando l'incendio della guerra dei Trent'anni comincia davvero ad allargarsi in tutta Europa. Buona visione. Nel 1618 la Boemia protestante si ribella contro il proprio governante, l'imperatore cattolico del potente Sacro Romano Impero. La guerra si diffonde in Germania. Nel 1625 la Danimarca protestante interviene in aiuto degli alleati assediati, ma anche il Grande Regno del Nord non è in grado di opporsi all'imperatore e la Danimarca perde molte battaglie. Solo un tratto di costa intorno al porto baltico di Stralsund è ancora difeso dai danesi. In Francia il re cattolico deve affrontare gli ugonotti protestanti che controllano il porto di La Rochelle sull'Atlantico. Protestanti e cattolici si scontrano anche nei Paesi Bassi. Ci si pone una domanda. In questa guerra religiosa, da che parte sta Dio?
benvenuti. Oggi vedremo il terzo episodio della nostra serie in 6 puntate sulla guerra dei 30 anni. Racconteremo gli anni intorno al 1630, in cui di nuovo sembra che il Partito Cattolico stia trionfando, dopo la sconfitta del primo grande campione protestante, il re di Danimarca. Il trionfo dei cattolici guidati dagli Asburgo, dei loro eserciti di mercenari tedeschi, spagnoli, italiani, in Germania sembra completo. C'è un'ultima città protestante che ancora si ostina a resistere, Magdeburgo. E nella puntata di oggi vedremo proprio quello che accade alla città di Magdeburgo, presa d'assalto e saccheggiata spaventosamente dai cattolici vittoriosi. È un episodio che simboleggia forse più di ogni altro l'orrore della guerra dei 30 anni. E proprio su questo episodio abbiamo ricevuto una domanda a cui vorrei provare a rispondere. Che appunto dice: vorrei sapere perché si ricorda il sacco di Magdeburgo. Che cos'ha di particolare rispetto ai tanti saccheggi avvenuti praticamente in ogni guerra? Ecco, in realtà è un tema molto interessante, perché sì, è vero che ogni guerra vuol dire saccheggio, distruzione, ma noi non sappiamo più oggi, non ci ricordiamo più cosa voleva dire in passato il saccheggio di una città assediata. Non era qualcosa che sfuggiva a ogni controllo, era qualcosa che avveniva secondo delle regole precise. La prima regola era che se una città assediata si arrendeva, allora non poteva essere saccheggiata. E questa era una regola a cui si attenevano tutti, perfino i turchi. Noi potremmo immaginare che nelle guerre contro i cristiani non ci fossero regole, non ci fossero leggi. Non è così. Perfino i turchi, quando una città cristiana assediata si arrendeva, sapevano di non avere il diritto di saccheggiarla. Durante la guerra di Cipro nel 1571, l'anno di Lepanto, i turchi assediano a Cipro la piazzaforte di Famagosta, difesa dalla guarnigione veneziana di Marcantonio Bragadin. Ora, sappiamo tutti com'è andata a finire, nel senso che durante i negoziati per la resa, Marcantonio Bragadin offende e insulta il pascià Lala Mustafa, il quale perde la testa e lo fa scorticare vivo. Ma nemmeno dopo questo episodio i turchi saccheggiano Famagosta. La città si è arresa e quindi ha diritto a essere rispettata. Si saccheggiava una città quando veniva presa d'assalto, quando cioè aveva tardato troppo ad arrendersi e gli assedianti arrivano a sfondare le mura e entrare. In quel caso i soldati dell'esercito assediante sono esasperati dalle perdite subite, dalla fatica, e vogliono il loro premio, vogliono il bottino. E le regole dicono che i soldati in quel caso hanno diritto a saccheggiare la città per 3 giorni, non uno di più. È una regola fissa. Fin dal tempo antico, il sacco di Roma dei Goti di Alarico nel 410 era durato 3 giorni. Per 3 giorni i soldati sono liberi di fare quello che vogliono, poi il generale riprende il comando. E queste cose continuano a succedere fino all'inizio dell'Ottocento. Ancora nelle guerre napoleoniche c'è un esempio famoso di saccheggio fatto in questo modo. Siamo in Spagna e l'esercito inglese del duca di Wellington assedia la città di Badajoz, difesa dai francesi. La prende d'assalto e i soldati inglesi per 3 giorni saccheggiano, devastano, stuprano. Però all'inizio dell'Ottocento ormai sono cose che l'opinione pubblica non accetta più. E infatti nel corso del secolo poi non ci saranno più episodi del genere. Anche perché le città non avranno più le mura. A inizio Ottocento dappertutto le mura antiche vengono abbattute, cambia il modo di fare la guerra. E dunque, Magdeburgo, guerra dei 30 anni. Davvero, il sacco di Magdeburgo è come tanti altri da un certo punto di vista. Ma è anche diverso, perché il sacco di Magdeburgo è veramente qualcosa che sfugge di mano. E sfugge di mano perché dopo che gli assedianti sono entrati, i difensori continuano a combattere nelle strade, nelle case. E durante questi combattimenti, mentre ovviamente i soldati si esasperano sempre di più, la città prende fuoco e brucia. Città tedesche dell'epoca sono fatte di legno. Magdeburgo brucia da cima a fondo, con la popolazione chiusa nelle case e nelle cantine per il terrore dei soldati nemici che impazzano nelle strade. La popolazione muore quasi tutta nell'incendio. I superstiti vengono aggrediti dai soldati, torturati perché tirano fuori i soldi, le donne stuprate.
Su 25.000 abitanti di Magdeburgo si calcola che 20.000 siano morti in quei pochi giorni. Quando poi i generali riprendono il controllo, si comincia a scavare nelle macerie e per settimane si butteranno nell'Elba cadaveri carbonizzati. E uno degli ufficiali dell'esercito vittorioso, il generale Pappenheim, scrive in una lettera: «Non si è mai visto un giudizio di Dio come questo dopo la distruzione di Gerusalemme. Tutti i nostri soldati si sono arricchiti. Dio è con noi». Ora, se aggiungete che Magdeburgo in tedesco vuol dire la città vergine. E nell'immaginario, nell'inconscio collettivo, meglio, la presa, il saccheggio di una città è sempre stato assimilato a uno stupro, anche a livello linguistico. Nel Novecento c'è stato un famoso terribile saccheggio, quando i giapponesi in Cina hanno devastato la capitale cinese di allora, Nanchino, sterminando e stuprando la popolazione. E questo sacco di Nanchino in inglese si chiama The Rape of Nanking, lo stupro di Nanchino. Ecco, mettendo insieme tutto questo, con i cattolici convinti che la distruzione di Magdeburgo fosse il giudizio divino e dimostrava che avevano ragione loro, e i protestanti che vedono nella distruzione della città vergine tutta l'oscenità del partito nemico, ecco, si capisce che il sacco di Magdeburgo sia passato alla storia. E noi adesso andiamo proprio a vedere la puntata che ci racconta questa fase tragica della guerra dei Trent'anni. Buona visione. Nel 1630 l'imperatore cattolico del Sacro Romano Impero, Ferdinando II, domina l'Europa centrale. Per più di 10 anni questo territorio è stato teatro di una guerra devastante. L'imperatore ha represso una rivolta nella Boemia protestante e bloccato un'invasione da parte del Regno di Danimarca. Nel frattempo, Re Luigi XIII ha sconfitto i protestanti nel sud-ovest della Francia. I tempi sembrano maturi per ristabilire la fede cattolica in Europa, con la massima decisione. Benvenuti. Oggi ACDC vi presenta la quarta puntata della nostra lunga serie in 6 puntate su quella lunghissima, interminabile guerra che è stata la guerra dei Trent'anni. Oggi raccontiamo la cosiddetta fase svedese della guerra, in cui entra in scena uno dei grandi protagonisti dell'epoca, il più grande eroe, almeno dal punto di vista protestante, di tutta quella vicenda terribile, e cioè il re Gustavo Adolfo di Svezia. Gustavo Adolfo entra in guerra a sostegno del partito protestante nel momento in cui sembra che il nemico ormai abbia stravinto. Sbarca in Germania col suo esercito svedese e comincia a inanellare una serie strabiliante di vittorie. Sconfigge uno dopo l'altro tutti i più famosi condottieri imperiali e gli svedesi dilagano in Germania. Vanno a assediare Francoforte, prendono Monaco di Baviera. Ecco, proprio a questa figura, Gustavo Adolfo di Svezia, e al suo grande antagonista, il generale imperiale Wallenstein, è dedicata la domanda fra le tante che abbiamo ricevuto, a cui spero di riuscire a rispondere oggi. Professore, potrebbe dirmi qualcosa di più sulle figure di Wallenstein e di Gustavo Adolfo di Svezia? In particolare, sul piano militare, vorrei sapere chi era lo stratega migliore secondo lei? Sono quelle domande a cui non è facilissimo rispondere. La cosa importante è che erano entrambi due grandi generali, due capi carismatici. Si sono affrontati una volta sola in vita loro, alla battaglia di Lützen, che gli svedesi hanno vinto con grande fatica, ma è stata una vittoria inutile, perché in quella battaglia Gustavo Adolfo è stato ucciso, abbattuto dai moschetti nemici mentre alla testa della sua cavalleria stava caricando la fanteria imperiale e poi finito a colpi di picca. Ecco, Gustavo Adolfo e Wallenstein, due grandi generali vissuti nella stessa epoca, ma in realtà molto diversi come modo di concepire e di fare la guerra, e questa è forse la cosa più interessante. Poi vedremo se uno dei due può essere considerato più grande stratega dell'altro. Qual è la differenza? Gustavo Adolfo è un re, è il sovrano assoluto di un piccolo regno povero che lui è deciso a trasformare in una grande potenza militare.
e lo fa con tutto il potere di un sovrano assoluto. Impone agli svedesi il servizio militare obbligatorio per tutti i maschi, 20 anni di servizio militare. Crea una serie di reparti con armamenti nuovi e con tattiche nuove. È lui che comincia a diffondere l'idea che i fucilieri sparano tutti insieme a comando, che la cavalleria pesante, corazzata, carica con la sciabola, cosa che non si faceva più ormai perché si pensava che le armi da fuoco avessero reso inutile la cavalleria. Non era vero. Si dedica ai cannoni. All'epoca si pensava che i cannoni più sono grandi meglio è. Gustavo Adolfo capisce che invece devono essere piccoli per poterseli portare dietro in battaglia e muoverli facilmente. Ecco, quindi qui abbiamo un generale che, siccome è un re, si plasma il suo strumento di guerra come vuole. Wallenstein è l'esatto contrario. Wallenstein è un imprenditore privato. Se vogliamo, c'è qui proprio la contrapposizione fra il centralismo statalista e invece l'iniziativa privata. Wallenstein è un militare famoso, ricco, che ha tutte le conoscenze giuste e che recluta eserciti per conto dell'imperatore. Eserciti permanenti non esistono, solo in Svezia. L'imperatore, quando vuole fare la guerra, deve reclutare uomini. Si rivolge a dei mediatori, degli imprenditori privati. Wallenstein è il più famoso di tutti. Anticipa soldi di suo, recluta uomini, che poi comanderà in battaglia. Non è soltanto un imprenditore seduto a tavolino. Gli uomini corrono ad arruolarsi sotto le sue bandiere, sia perché paga bene, sia perché sanno che poi li comanderà lui. E tutto questo sulla base di lucrosi contratti con l'imperatore. Wallenstein anticipa i soldi, ma poi viene rimborsato ampiamente e quindi con la guerra si ingrassa. Allora, chi è il più grande dei due? Wallenstein rappresenta il modo di reclutare gli eserciti che era normale alla sua epoca. Gustavo Adolfo ha intuito il futuro degli eserciti permanenti, in divisa, organizzati, disciplinati, non bande di mercenari come invece usava al suo tempo. E forse in questo senso Gustavo Adolfo è il personaggio storico più importante fra i due. Non so se ho risposto esattamente alla domanda così come era arrivata, ma questo è quello che possiamo offrire. E adesso soprattutto vi possiamo offrire la puntata che racconta le gesta di Gustavo Adolfo. Buona visione. Nel 1618 una guerra tra cattolici e protestanti divampa nel Sacro Romano Impero. Mezza Europa viene trascinata nel conflitto. Per molto tempo la vittoria dell'imperatore cattolico e dei suoi alleati appare certa. Nel 1629 persino il potente regno protestante di Danimarca si è arreso. L'anno seguente è la Svezia a entrare in guerra. Con l'appoggio della Francia, la principale oppositrice dell'imperatore, che finanzia la campagna militare svedese sul suolo tedesco. Dopo diversi scontri, l'impero è sull'orlo della disfatta. Nel 1632, una città tedesca del nord dopo l'altra cade nelle mani dei conquistatori. Benvenuti. Oggi vi presentiamo il quinto e penultimo episodio della nostra serie sulla guerra dei Trent'anni. Siamo ormai negli anni 30-40 del 600. La guerra continua a devastare l'Europa, anche se ormai si ha l'impressione che questa guerra non serva più a niente. L'Europa è spossata, i governi hanno finito i soldi, l'Europa centrale, la Germania, che è il vero campo di battaglia, è spopolato, la peste serpeggia dappertutto. E però la guerra non riesce a finire. Sono accumulati troppi rancori, troppe voglie di rivincita. Nessun sovrano ha voglia di essere il primo che getta la spugna. E così la guerra continua a devastare l'Europa quasi inutilmente, quasi senza senso. Ed è proprio a questa inutilità della devastazione che si rivolge, credo, una delle domande che abbiamo ricevuto e a cui, come sempre, qui proverò a rispondere. Prof, potrebbe aiutarmi a capire che livello di violenza si sviluppava in questo tipo di guerra? Gli eserciti, quanto erano numerosi? Che tipo di armi pesanti erano già utilizzabili? Allora, questa è, credo, una domanda a cui si può rispondere in due modi. Perché un conto è la distruzione che un esercito può infliggere al nemico quando se lo trova di fronte in battaglia, e un'altra cosa altrettanto importante è la distruzione subita dal territorio, dai civili,
quando la guerra infuria in una certa zona. Gli eserciti della guerra dei Trent'anni, per i criteri nostri, erano piccoli. 20.000, 30.000 uomini, di rado massimo 40.000. Al tempo di Napoleone sarebbero sembrati eserciti veramente provinciali, periferici, da poco. Per l'epoca è il massimo che si può fare. Le risorse degli stati del Seicento sono grandi, ma non infinite. I soldati costano carissimi. Perciò gli eserciti sono quelli, poca cosa in apparenza. Eppure hanno una capacità distruttiva per il paese spaventosa. Dobbiamo tener conto che l'epoca vive su un'economia fragile. I contadini mangiano appena a sufficienza negli anni buoni. Negli anni cattivi fanno la fame. Ma i soldati la fame non la fanno. Quello non lo accettano. I soldati devono mangiare sempre in abbondanza. Perciò un esercito che si sposta divora tutto quello che trova. Svuota le cantine, svuota i granai, ammazza le bestie. E poi finito tutto ci si sposta di nuovo. Questi eserciti sono sempre in movimento. E ovunque passano, come le cavallette, divorano tutto e ammazzano, bastonano, violentano le donne e poi si spostano un po' più in là. Ecco perché questi eserciti, anche così piccoli, in realtà si lasciano dietro uno strascico di distruzioni devastanti. Quando poi sei in paese nemico, cioè quegli abitanti sono di un'altra religione, allora gli puoi fare di tutto, nessuno te lo impedisce. Altro discorso è quello della devastazione che un esercito riusciva a infliggere all'esercito nemico quando se lo trovava di fronte sul campo di battaglia. Come erano armati questi eserciti? Con armi che a loro sembravano micidiali, ma che noi stupidamente potremmo considerare quasi primitive. La fanteria in parte era armata di picca per difendersi dalle cariche di cavalleria e in parte di archibugio o di moschetto, armi da fuoco primitive che tiravano a 50 metri, massimo 100. C'erano i cannoni, ma erano pochi. La cavalleria era armata di sciabola. A noi potrebbe sembrare che rispetto alle armi di cui disponiamo oggi, la capacità di questi eserciti di far del male al nemico fosse molto limitata. Poi andiamo a vedere le statistiche delle battaglie, delle perdite. E scopriamo che nelle battaglie della guerra dei Trent'anni era normale che l'esercito sconfitto perdesse un quarto dei suoi uomini. 20, 25, 30%, cifre come nelle peggiori battaglie napoleoniche, eppure le guerre napoleoniche sono le più sanguinose che ci siano mai state. Mai è morto nella storia un così grande numero di uomini in un sol giorno come nelle guerre napoleoniche, ma in percentuale la guerra dei Trent'anni è allo stesso livello. Si ammazzavano con una ferocia inaudita, anche perché era una guerra di religione, ideologica, carica di odio, e anche perché comunque questi erano professionisti della guerra, i quali tenevano duro fino all'ultimo, e poi se si vinceva era il momento che insegui e ammazzi e svuoti le tasche ai morti e fai finalmente un po' di bottino senza pietà. Quando quelli scappano perché hanno perso e quando gli altri appunto gli corrono dietro e li sterminano. Perciò gli eserciti della guerra dei Trent'anni hanno una capacità distruttiva spaventosa, sia verso i civili sia verso i nemici. Veramente si giustifica il titolo che abbiamo dato a questa serie, Ferro e Sangue. Ecco, detto questo, sembra quasi un po' fuori luogo, come al solito, sorridere e augurarvi il solito buona visione. Ma ci sono delle pagine, ci sono tante pagine della storia d'Europa che fanno venire i brividi e che però bisogna ricordare e rievocare. E perciò, davvero, buona visione. Dal 1618, nel Sacro Romano Impero, al centro dell'Europa, divampa una guerra. L'imperatore cattolico, insieme a Spagna e Baviera, combatte contro i principi protestanti. Il suo nemico più forte però viene dal lontano nord, è la Svezia, anch'essa protestante. Dal 1631 gli eserciti svedesi sono tuttavia finanziati dalla cattolica Francia. Una guerra religiosa si è trasformata in una guerra per la supremazia. Migliaia di mercenari, dalla Scozia all'Inghilterra, dall'Italia alla Croazia, prendono il posto dei tanti soldati che cadono in battaglia. La loro unica motivazione è il saccheggio. La disperazione fa nascere una nuova forza. I contadini si alleano e si vendicano dei soldati.
Benvenuti. Siamo arrivati all'ultimo episodio della nostra serie sulla guerra dei trent'anni, che finalmente non parla più di guerra, ma di pace. Dei lunghi negoziati che hanno portato alla firma della pace di Vestfalia, che non ha soltanto messo fine a una delle guerre più spaventose della storia d'Europa, ma è stata davvero un momento di svolta, perché la civiltà europea ha capito in quel momento certe cose fondamentali. E diremo quali, anche perché ci è arrivata proprio una domanda a questo proposito, che vale la pena di leggere. Ci scrive qualcuno: la pace di Vestfalia mi ha sempre incuriosito, anche perché sono stato il proprietario di un camper che aveva quel nome, con il quale ho girato buona parte del vecchio continente. Ecco, io confesso che io nella mia ignoranza per un attimo ho pensato che il camper si chiamasse la pace di Vestfalia. Poi ovviamente sono andato a controllare e ho scoperto, come quello che tutti sanno probabilmente, cioè che Vestfalia è appunto un modello ben noto di camper. E allora raccontiamo al nostro camperista appunto perché è importante la pace di Vestfalia. Al di là del fatto che si è trattato di un momento di negoziato estremamente complicato, durato non a caso 5 anni, perché alla fine si trattava di firmare non uno ma parecchi trattati. La pace fra la Svezia e l'impero, la pace tra la Francia e l'impero, la pace tra la Spagna e le province unite, come si diceva allora, cioè quella che oggi noi chiamiamo l'Olanda, dopo che per più di un secolo gli spagnoli avevano cercato in tutti i modi di obbligare gli olandesi a tornare al cattolicesimo. E quindi verranno firmati diversi trattati in varie città della Vestfalia, a Münster, a Osnabrück, ecco. E complessivamente questo è la pace di Vestfalia. Ma perché è una svolta importante nella storia d'Europa? Allora, direi per 2 motivi. Primo, la guerra era scoppiata perché l'imperatore, sovrano di tutti i principi e staterelli tedeschi, ha tentato per l'ultima volta di sopprimere la riforma protestante, di obbligare tutti i principi tedeschi e i loro sudditi a ridiventare cattolici. Con i trattati di Vestfalia si stabilisce che questa cosa non si dovrà più fare. Ogni principe è libero di seguire la religione che vuole e rimane lo stesso fedele suddito dell'imperatore. E a cascata, naturalmente, i principi si abitueranno all'idea che nei loro paesi possano vivere sia sudditi cattolici sia sudditi protestanti. Mai più, dopo il 1648, un sovrano europeo tenterà di imporre con la forza una certa religione ai suoi sudditi. Oddio, qualche eccezione marginale ci sarà, problemi di minoranze maltrattate, i cattolici in Irlanda, per esempio, i valdesi in Piemonte, minoranze maltrattate ma non soppresse, non si tenterà più di cancellare la religione che non ci piace. E questo è già una, insomma, non è poco come conquista nella storia d'Europa dopo un secolo e mezzo di guerra di religione. Ma poi c'è un'altra cosa, forse altrettanto importante, diciamo. Nei negoziati di Vestfalia, i vari sovrani e i vari governi europei hanno trattato gli uni con gli altri su uno stesso piano, riconoscendosi tutti come interlocutori legittimi, con i quali si discuteva civilmente e si arrivava ad accordi che poi dovevano essere rispettati. Ora, questa sembra una banalità, ma fino a quel momento non era così. La riforma protestante aveva davvero spaccato l'Europa. Dal punto di vista dei cattolici, un sovrano protestante, che so, la regina Elisabetta d'Inghilterra, oggi tanto famosa e amata la prima Elisabetta, ecco, agli occhi dei cattolici Elisabetta d'Inghilterra non era mica una regina, era un'usurpatrice, era una tiranna, una criminale, che poteva essere uccisa a piacimento e perciò era normale mandare assassini, organizzare attentati, congiure per far insorgere i sudditi contro i sovrani protestanti. E i protestanti pensavano la stessa cosa dei cattolici. Dopo la pace di Vestfalia non sarà più così. Tutti i paesi europei si riconoscono, come dire, come membri di una comunità. La comunità degli stati europei, i quali non importa se sono cattolici o protestanti, ma sono tutti paesi europei legittimi.
mai più un sovrano europeo cercherà di far ammazzare un altro sovrano perché è di un'altra religione o di suscitare congiure nel suo paese. Tutti i governi si riconoscono come uguali e fanno la pace o la guerra, a seconda dei casi, rispettando le regole in modo civile. Questa è una conquista enorme che caratterizzerà la vita dell'Europa nel 600, nel 700, nell'800. Poi il 900 ha cambiato di nuovo le cose. L'odio ideologico del 900 ci ha riportati molto indietro da questo punto di vista. Ma fino alla Prima Guerra Mondiale l'Europa è stato un posto dove i governi si rispettavano a vicenda e la guerra si faceva secondo le regole e civilmente per quanto possibile. E questa direi che è una conquista non da poco. È una pagina fondamentale, anzi, nella storia della nostra civiltà. E perciò, buona visione. L'Europa è ormai in guerra da 3 decenni. Tutto comincia nel 1618, nel Sacro Romano Impero, quando l'imperatore cattolico muove guerra ai protestanti boemi e tedeschi. Ma da allora il nemico è cambiato. Germania e Spagna combattono contro Francia, Svezia e Repubblica dei Paesi Bassi. Si alternano vittorie e sconfitte. E alcune regioni sono state devastate dalla guerra già 3 o 4 volte. Eppure, nonostante tante battaglie e devastazione, c'è ancora speranza. Dal 1643 le potenze belligeranti negoziano in 2 città della Vestfalia per arrivare alla pace.